Lei si chiama Helga Schotten, ma in ebraico la chiamano Gila, una signora elegante e sorridente che parla un italiano perfetto. L'ha imparato tra penna e farindola quando era una bambina. C'era arrivata col papà, la mamma e le sorelle Lisa e Pnina, fuggendo dalla Germania e dalle SS, l'unica sopravvissuta. E da Tel Aviv in diretta ai ragazzi di oggi, quelli dei licei di Penne, il giorno che le hanno detto che per lei la scuola era proprio finita, lo racconta così. Hanno detto no, non ci vai più, quindi non so se non mi abbiano tenuta o quale fosse la ragione, non lo so, però mi hanno permesso di fare un esame. Cioè a scuola non potevo andare, naturalmente c'erano le leggi, però per avere una pagella, allora io non sapevo nulla. Sono entrata per la prima volta in una classe, non avevo mai visto una cosa del genere. C'era una maestra, mi ha detto, mi ha fatto stare seduta dietro, cioè non dove c'erano tutti i bambini. Ci doveva essere un intervallo di due banche in modo che io non venisse a contatto con gli altri bambini. Ma non è questa l'unica storia che gli studenti di Penne riportano a casa. C'è anche quella di Duilio Fornarola. Nel 1943, a 11 anni, nel pieno della guerra, era a Penne con i vecchi nonni paterni. Qui, nell'età della fiducia, visse gli anni della sopravvivenza a tutti i costi. Li ha raccontati in un libro, Diario di guerra, che lo scrittore e documentarista Silvano Consoli riassume così. Perciò è molto interessante il libretto e vi invito a leggerlo, anche perché è di semplice, facilissima lettura, come ricordava il sindaco. Sono piccoli racconti che però ti danno l'immagine, la realtà di Penne, chi è di Penne ritrova posti per figure, persone, e nella prospettiva degli occhi di un bambino di 12 anni, che è un tema di grande attualità oggi, basta seguire la televisione purtroppo. In televisione che secondo si vedono anche in maniera troppo esplicita, non so quando si possono aiutare i bambini a capire se non c'è una spiegazione.